La storia che state per ascoltare è divisa in tre episodi di Corriere Daily, da oggi fino a mercoledì 22 novembre, giorno del 60° anniversario dell'uccisione a Dallas del presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy. L'abbiamo registrata in Sala Buzzati a Milano nel terzo appuntamento con Il Corriere Racconta, la serie podcast della fondazione del Corriere della Sera. Come molti di voi ormai sanno, si tratta di questo: un reading registrato dal vivo in cui un evento particolarmente significativo del passato viene ricostruito sulla base degli articoli pubblicati all'epoca sul nostro giornale, letti da due attori, Gaspare Del Vecchio e Valeria Perdonò. Sul palco, insieme a loro, a ripercorrere uno dei decenni più oscuri della storia degli Stati Uniti, iniziato appunto con l'attentato a JFK, c'era Marilisa Palumbo, caporedattrice degli Esteri. Io sono Tommaso Pellizzari e questo è Il Corriere Racconta, lo speciale di lunedì 20 novembre di Fondazione Corriere della Sera e Corriere Daily, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. Eravamo stati tutti spontaneamente kennediani. E ancor più lo eravamo nei giorni di Dallas. Mi sono domandato che cosa avessi avuto da dire a noi, alla nostra periferia italiana, ai nostri modesti orizzonti, quel giovane uomo potentissimo e ricchissimo. Certo, anche noi studenti poveri vedevamo, sentivamo e subivamo il tratto più evidente di Kennedy, il glamour. La sua chiave universale, il magnete della sua persona. L'impalpabile scioltezza con cui si muoveva, la schiena un po' contratta per la ferita di guerra, l'eleganza spontanea, non studiata, così distante dagli infagottamenti grigiastri degli anni 50, le costose semplicità di cui si circondava, prati, vele, moglie e bambini perfetti, la retorica che sembrava antiretorica. Tanto era efficace, costruita con le parole della Bibbia e di Shakespeare, i ritratti del coraggio e la nuova frontiera, il governo come gruppo di amici, tutti giovani e brillanti, the best and the brightest, in maniche di camicia e cravatte allentate, a guidare la metà buona del mondo. Certo, noi ragazzi di allora non sapevamo. E solo più tardi ci avrebbero raccontato della notte delle elezioni, quando lo chiamò il sindaco DeLay di Chicago, non precisamente uno stinco di santo, e gli disse: Mr. President, with the help of God and a few good friends, we'll carry the Illinois. E cioè, signor presidente, non lo era ancora, ma in un certo senso DeLay lo nominava in quel momento, con l'aiuto di Dio e di alcuni buoni amici, le porteremo l'Illinois, cioè i voti decisivi. Non sapevamo, non vedevamo l'alone d'ombra, quello più scuro, intorno alla fine di Marilyn, sparita nel mistero a 36 anni. Non vedevamo, non c'era ancora, il cuore di tenebra del Vietnam, l'errore strategico fatale, l'abisso che avrebbe inghiottito decine di migliaia di americani e milioni di vietnamiti. Ma oltre le rivelazioni e le sconsolate analisi e delusioni, e oltre le domande che non avranno mai risposta sulla sua morte, su chi, come e perché lo ha ucciso, rimane davvero qualcosa di Kennedy? A porre questa domanda è l'editore e scrittore Gian Arturo Ferrari, sulla prima pagina del Corriere della Sera di 10 anni fa, il 22 novembre del 2013. Nel 50° anniversario di quel terribile 22 novembre del 1963, quando il presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy, venne ucciso a Dallas, in Texas. Uno dei momenti più drammatici e oscuri della seconda metà del Novecento, che avrebbe inaugurato in America una stagione di grandi tensioni. La ricostruiremo questa sera, cercando anche di rispondere alla domanda di Ferrari, attraverso il racconto degli inviati e degli editorialisti del Corriere della Sera di quei giorni.
Io sono Marilisa Palumbo e questo è il Corriere Racconta, lo speciale di giovedì 16 novembre di Fondazione Corriere della Sera e Corriere Daily, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera di ieri e di oggi. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear that you will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. And will, to the best of your ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Il Parlamento americano ha oggi dichiarato ufficialmente John Fitzgerald Kennedy presidente degli Stati Uniti per un periodo di 4 anni a partire dal 20 gennaio. Il vicepresidente in carica, Richard Nixon, il candidato battuto nella recente competizione elettorale americana, ha presieduto la seduta comune alla Camera dei rappresentanti e del Senato prevista dalla Costituzione per il controllo delle votazioni e la proclamazione dei vincitori. È la prima volta da 100 anni che un candidato alle elezioni presidenziali annuncia il loro risultato al Congresso e proclama la vittoria del suo avversario, ha detto Nixon dopo aver precisato che 303 membri del collegio elettorale hanno votato per Kennedy, mentre 219 suffragi sono andati a Nixon stesso e 15 si sono riversati su altri candidati. Egli ha quindi formulato i migliori auguri al nuovo presidente, al quale ha altresì assicurato il suo pieno appoggio. Così, in un breve articolo non firmato in prima pagina, il Corriere della Sera del 7 gennaio 1961 registra l'inizio della presidenza Kennedy dopo la vittoria elettorale dell'8 novembre 1960. Una vittoria netta nei collegi, ma meno nel numero assoluto di voti. Lo scarto tra JFK e Nixon fu di 112.000 preferenze su oltre 68 milioni di suffragi. Ma che l'ingresso di Kennedy alla Casa Bianca al posto di Eisenhower non sarebbe stato solo un passaggio di poteri, ma avrebbe costituito l'inizio di una nuova epoca per gli Stati Uniti, era chiaro da tempo. Come dimostra il ritratto tra lo scettico e l'affascinato che fa del giovane candidato democratico Indro Montanelli, 3 mesi e mezzo prima del voto, cioè nel luglio del 1960, in un Elsevier di terza pagina del Corriere della Sera. Nella storia del nostro paese, nessun candidato alla presidenza ha mai organizzato una campagna elettorale più grandiosa e accurata, dichiarò tempo fa Jay Carvey. Purtroppo, se essa ha servito a Kennedy per assicurarsi la designazione a candidato del partito, non ha servito a noi per capire che orientamenti segua, che programma politico incarni Kennedy. Anzi, ce lo ha impedito. Di lui sappiamo soltanto che è giovanissimo, cattolico, d'origine irlandese, discendente di una famiglia potente e ricca. Sappiamo che quando la grande assemblea ha iniziato i suoi lavori, Kennedy aveva già in tasca i 4/5 abbondanti dei voti necessari alla vittoria finale. Ma non sappiamo come se li era guadagnati, cioè cosa aveva promesso ai vari delegati, che impegni aveva preso con loro, insomma, di quale politica si è presentato al Fiere. Invano abbiamo cercato di desumerlo dalla stampa americana, intesa unicamente a descriverci lo spiegamento delle forze kennediane e i 1000 ritrovati pubblicitari con cui hanno conquistato il paese. Do you want a man for president who's seasoned through and through, but not so doggone seasoned that he won't try something new? A man who's old enough to know and young enough to do. Well, it's up to you, it's up to you, it's strictly up to you. Do you like a... Questo è l'allegro jingle della campagna elettorale. Ma torniamo da Montanelli, che espone la sua teoria sulle ragioni del successo di Kennedy. John, proprio per la scaltrezza, ha vinto anche per la sfacciataggine con cui ne ha fatto sfoggio. E questo è già un gran sintomo. 8 o anche 4 anni fa,
Egli si sarebbe guardato dal mostrarne tanta per non allarmare un paese che di essa diffida. Ma ora si vede che l'America comincia a essere un po' stufa della dabbenaggine in nome della quale elesse per due volte Eisenhower, che ne rappresentava il più convincente e stimabile campione. Kennedy aveva troppe cose contro di sé: l'età troppo acerba, la religione cattolica, le ascendenze capitaliste. Ma egli ha capito che l'America del 1960, umiliata e delusa da tante esperienze negative, non è più di ordinaria amministrazione e ha perso ormai la fede nel bravo uomo disarmato e ingenuo, tutta schiettezza e lealtà, in cui fin qui ha creduto e a cui ha obbligato i suoi presidenti a somigliare. Che importa che cosa ha promesso, quali impegni ha preso, che programma patrocina, di che politica è l'alfiere. Ciò che conta è la forza, la spregiudicatezza, l'inventiva, le trovate, le risorse con cui ha documentato di saper raggiungere i suoi fini. L'America è rimasta sedotta da questo, non d'altro. Essa vede in questo ragazzo il contrario di quel tipo medio e anonimo che fin qui ha prediletto. Gli americani sono stati conquistati più che dalle idee, dall'ambizione di John, che in altri tempi li avrebbe spaventati, e non l'hanno nemmeno obbligata a mascherarsi molto di idealismo. È chiaro che anche loro ormai vogliono l'uomo, se non proprio della provvidenza, almeno della volontà. E tutto lascia credere che lo abbiano trovato. Chi era, da dove arrivava quest'uomo che avrebbe cambiato per sempre la politica americana? L'articolo più completo sulla prima parte della vita di John Kennedy esce sul Corriere della Sera non nei giorni della sua elezione o dell'inizio del suo mandato, ma proprio subito dopo la sua morte, il 23 novembre 1963. Lo scrive Piero Ottone, l'uomo che, piccola digressione per gli appassionati della storia di Via Solferino, 10 anni dopo da direttore si sarebbe reso protagonista di uno degli scontri più leggendari del giornalismo italiano, licenziando proprio Montanelli, il quale nel 1974 avrebbe poi fondato il Giornale. John Fitzgerald nacque il 29 maggio 1917 a Brooklyn, vicino Boston. A 13 anni entrò in un convitto, a 18 nell'università di Harvard. Il giovane Kennedy alternò gli studi con i viaggi. Nel 1935 studiò alla London School of Economics. Nel 1939 tornò in Europa, andò a Parigi, in Polonia, nell'URSS, in Turchia, in Palestina, a Berlino, a Londra. Scriveva minuziosi resoconti di quei viaggi e li inviava al padre ambasciatore. Ebbe però un'importanza notevole nella formazione di Kennedy anche un banale incidente. A 20 anni cadde per terra durante una partita al pallone e subì una lesione alla spina dorsale. Riformato alla visita medica, affrontò una cura intensa per essere in grado di partire per la guerra e diventò infine ufficiale di marina, imbarcandosi su un'unità leggera in Estremo Oriente. Una notte il suo battello fu tagliato in due da una silurante giapponese. John si mise a nuotare verso un'isoletta a 3 miglia di distanza, tirandosi dietro un sottufficiale ferito alle gambe. La schiena intanto aveva ripreso a far male. I naufraghi arrivarono sfiniti sulla spiaggia 5 ore più tardi e per poco non vi morirono di fame. Tornato in patria, egli fece per qualche tempo il giornalista. Poi disse che gli dispiaceva di raccontare le imprese degli altri invece di farne lui stesso, ed entrò nella politica. Ed è lì che inizia la seconda parte della vita di John Kennedy, quella che passerà alla storia. Ancora Piero Ottone. Si presentò a Boston quale candidato per la Camera dei Rappresentanti sotto l'egida del Partito Democratico e non ebbe difficoltà, sebbene non avesse ancora 29 anni, a battere l'avversario repubblicano. Nel 1953 sposò Jacqueline Bouvier, un'avvenente giovane donna di origine francese. Subito dopo il matrimonio si ammalò di nuovo, dovette fare uso delle stampelle e rimase poi a letto per vari mesi. Subì anche 2 rischiose operazioni. Dopo la prima fu in pericolo di vita, gli fu somministrata l'estrema unzione. La sofferenza lo fece maturare rapidamente. Diventò un uomo paziente e ostinato e cominciò anche a comprendere che moltissimi uomini fuori della cerchia privilegiata in cui era nato erano venuti al mondo per soffrire piuttosto che per divertirsi.
Ciò lo sospinse spesso nella carriera politica verso posizioni radicali. Fu rieletto alla Camera dei rappresentanti nel 1948 e nel 1950. Due anni più tardi si presentò candidato al Senato e, sebbene avesse un avversario temibile, il repubblicano Henry Cabot Lodge, riuscì a spuntarla. Nel 1956, quando Adlai Stevenson fu eletto candidato del Partito Democratico per la presidenza, il senatore Kennedy fu sul punto di essere eletto candidato alla vicepresidenza. Estes Kefauver lo batté con uno stretto margine. Kennedy capì allora, per la prima volta, quali fossero le sue possibilità e cominciò a prepararsi sistematicamente per il più alto posto politico nel mondo occidentale. Let me say first that I accept the nomination of the Democratic Party. I accept it without reservation and with only one obligation. The obligation to devote every effort of my mind and spirit to lead our party back to victory and our nation to greatness. Nel 1960 annunciò formalmente la candidatura alla Casa Bianca e subito fu considerato il più probabile successore del generale Eisenhower. Ci si chiedeva soltanto se gli americani avrebbero eletto un presidente di religione cattolica. Gli americani lo elessero. I due grandi rivali, Indro Montanelli e Piero Ottone, hanno spiegato la diversità generazionale e quella politica di John Fitzgerald Kennedy, che si sono dimostrate decisive per la sua vittoria. Ma c'è un terzo fattore, non meno fondamentale, al quale avete sentito fare riferimento da Ottone e anche da Ferrari all'inizio, quando parlava di prati, mogli e bambini perfetti. Jacqueline, o per gli americani e poi per tutti, Jackie, che quando il marito trionfa alle elezioni è incinta all'ottavo mese del loro secondo figlio, John Kennedy Jr. Ma soprattutto è un modello di First Lady che l'America fino a quel momento non aveva mai visto, come dimostra il ritratto che Eddie Giusti le dedica a pagina 3 dell'edizione del 15 novembre 1960 del Corriere d'Informazione, cioè, lo ricordo, il quotidiano che usciva all'ora di pranzo riportando le notizie della notte e della mattinata e che cessò le pubblicazioni nel 1981. Giovanissima, quando ancora si chiamava Jacqueline Bouvier, si era messa a fare la giornalista fotografa. Senza diventare celeberrima, faceva il suo lavoro molto bene, con verve e con buon gusto. Il suo gusto è indiscusso e indiscutibile. Buon gusto in tutto, come si nota nel suo aspetto e nei suoi atteggiamenti. Quanto alla verve, anche questa è indiscutibile. Sebbene ci sia in Jacqueline una specie di contraddizione, una mescolanza di sicurezza e timidezza. Un paio di volte si è presentata agli elettori e si è comportata benissimo. È apparsa accanto al marito nel quartiere italiano di Nuova York ed in quello spagnolo. Ha parlato ai presenti, ammirati, in ottimo italiano ed in ottimo spagnolo. La politica l'interessa, sì, perché ha viaggiato molto, conosce molti popoli e ha per la politica una comprensione che può avere una donna intelligente, dalla mentalità aperta. Non è però quel tipo di donna che mette la politica sopra ogni cosa. Se suo marito fosse stato battuto, Jackie sarebbe stata indubbiamente delusa, ma avrebbe pur sempre avuto la sua famiglia e la sua vita di donna attiva, che si interessa per esempio di musica, d'arte e anche dipinge benino. Non vogliamo sembrare ingiusti, ma ci sembra che se la piccola, minuta Jacqueline fosse stata nei panni della signora Nixon, non avrebbe pianto. O almeno avrebbe pianto senza farsi vedere da nessuno, nemmeno da suo marito. Ed è questa nostra certezza che esprime ciò che pensiamo della futura First Lady. Fragile in apparenza, senza apparente forte ambizione, ma con una grande dignità. Una grande forza di dominare le proprie emozioni. È un uomo invidiabile il senatore Kennedy, e non solo perché in gennaio sarà presidente degli Stati Uniti. Grazie a Valeria Perdonò, Gaspare Del Vecchio e Marilisa Palumbo. La prima parte del live Il Corriere racconta finisce qui. Per altri approfondimenti
Nel sommario di questo episodio potete trovare i link agli articoli di Corriere.it. Se volete scriverci, mandate una mail a corrieredaily@rcs.it. Corriere Daily torna domani. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Tommaso Pellizzari. In redazione Francesco Giambertone, produzione di Carlo Annese, editing audio di Giulia Pacchiarini, montaggio di Federico Caruso e Giacomo Vaghi.